Salve a tutti ragazzi, io sono Jovis Po dello staff di Noi Malati di Foot, benvenuti nella player review di Nemanja Matic, centrocampista del Chelsea e della nazionale serba, in questa versione TOS, Team of the Season, the most consistent but never if. Un grazie da parte di Noi Malati di Foot va a Pasquale per averci prestato l'account con il giocatore in questione. Con questi gesti si capisce quanto davvero ci tenete alla community di Noi Malati di Foot. Un grazie davvero da parte mia. Questa carta è una delle più complete, almeno come mediano e come centrocampista. Ha ottimo fisico e difesa, un buon colpo di testa e passaggi, e persino un buon dribbling, ed ha una velocità accettabile. Partiamo per l'appunto dalla sua velocità, 72 sulla carta con 70 accelerazione e 72 velocità scatto. La velocità non è il suo massimo, ma quando riesce a raggiungere gli avversari non se li lascia sfuggire facilmente, grazie ad una buona marcatura ed a un'ottima aggressività che gli permettono di intervenire senza fare necessariamente fallo. E poi sa anche contrastare in maniera ottima. Infatti, più volte se gli avversari cercavano un dribbling su di lui, lui era pronto a contrastarli e a non farli passare. Sulla carta ha 88 di difesa con 91 intercettazioni, 85 marcatura, 91 contrasto e 81 scivolata. Sa intercettare molto bene e riesce a far ripartire la squadra con passaggi abbastanza precisi. Sulla carta ha 83 di passaggi con 84 visione, 74 cross, 89 passaggi corti, 87 passaggi lunghi e 74 di effetto. Sulla carta come caratteristica passaggi lunghi e devo dire che comunque sia corti che lunghi i suoi passaggi risultano essere abbastanza buoni e precisi. Una caratteristica che si fa sentire molto di questo giocatore è la sua fisicità. Sulla carta ha 92 di fisico con 97 resistenza, 91 forza e 90 aggressività. In game è quasi impossibile superarlo fisicamente perché non si sposta tanto facilmente ed è in grado di giocare a pieno ritmo tutta la partita. È alto 194 cm, quindi noterete subito la sua stazza. Questo giocatore non è molto agile, però ad un mediano non occorre avere una grande agilità. Peccato però per un equilibrio discutibile, anche se ha un'ottima fisicità, a volte cadrà nel tirare o nel passare. Ma diciamo che è un contro non troppo importante, ma che comunque è inserito tra i contro per l'appunto. Ha un dribbling accettabile ed un buon controllo palla. Il suo tiro non è dei migliori, però ha un ottimo piazzamento, unito anche al work rate medio in attacco ed alto in difesa, ed a volte diventava un difensore aggiuntivo ed all'occorrenza dava anche una mano in attacco. Ha un tiro abbastanza potente, 84 sulla carta, ma purtroppo non troppo preciso. Ha 3 stelle skill e 3 stelle piede debole, e come piede preferito il sinistro. E sia le 3 stelle skill che piede debole non rappresentano né un pro né un contro. Le skill si usano poco con questa carta, anzi quasi mai, ed il piede debole comunque è accettabile. L'ho provato come CDC, mediano, ed una volta come difensore centrale. Direi come CDC è più adatto, più volte era tra i migliori in campo. Troverete la fascia di prezzo di questo giocatore nella schermata dei pro e contro che apparirà a breve, ed attualmente si trova facilmente anche al prezzo minimo. E devo dire che come prezzo comunque ci sta. Riassumendo, pro, resistenza, forza fisica, aggressività, posizionamento, intercettazioni, contrasti. Contro, equilibrio, che come già detto non è un contro molto pesante. Come voto, 9. A parer mio è uno tra i migliori CDC di questo Foot. Svolge in maniera ottima il suo ruolo ed è in grado di impostare il gioco. Vi consiglio dunque di provarlo se avete i crediti. Dunque ragazzi, la player review di Nemanja Matic TOS termina qui. Se vi è piaciuta naturalmente non dimenticate di mettere un bel mi piace a questo video. Non dimenticate di passare dalle nostre altre player review, troverete tutto quello che cercate in questo canale. E non dimenticate di continuare a seguirci perché arriveranno altre review. Dunque ragazzi, qui è Jovis Po, vi saluta e vi ringrazia.